Alla stazione di Spoleto si radunano i partecipanti. No, adesso no, uscendo da Spoleto questo non ci sta perché l'hanno fatta dopo, ma c'è una superstrada che taglia la montagna e viene direttamente qua. Sì. Ci arrivi in 10 minuti, certo. Non è il caso di parare. Beh, ma non è lì, ci sarà soltanto qua a piedi e qua a bicicletta, non ci sono strade che si sono. Passa qui gente, io dico che qui sempre mi sono già qua sopra, che poi finita la essere. Un tempo, i binari della ferrovia proseguivano dalla stazione di Spoleto città per raggiungere il piazzale della stazione FS. La stazione di Spoleto città è nello stato di origine, prima ancora dei lavori di ristrutturazione per ospitare il futuro museo della ferrovia Spoleto-Norcia. Il piazzale antistante, dove erano i binari, è ora asfaltato e adibito a parcheggio auto e conserva ancora il fabbricato merci. Lasciamo la città di Spoleto per andare a Sant'Anatolia, percorrendo la recente statale delle Tre Valli, che con una galleria di circa 5 km, consente di arrivare in Valnerina in pochi minuti. La stazione di Sant'Anatolia Scheggino è ancora nello stato originale, prima dei lavori di ristrutturazione per essere trasformata in punto di informazione turistica. La ferrovia, per lunghi tratti, era affiancata dalla statale. Percorrendola in direzione Borgo Cerreto, abbiamo modo di osservare alcuni fabbricati ad esso appartenuti. Qui la cantoniera fermata di Castel San Felice. We'll be right back.
Lo stretto di Diselli è costituito da una stretta gola, dove le acque scorrono limpide. L'antica strada Nosina attraversava la stretta gola con questo ponte di epoca preromana. La stazione di Triponzo Visso è nella gola, tra la roccia e il fiume. Lungo la statale dismessa, ci incamminiamo verso la gola di Balza Tagliata. In questo luogo impervio, la strada Nosina è interamente scavata nella roccia, a strapiombo sul fiume. Una lapide è stata posta in memoria dei caduti, per la sua realizzazione. La galleria Balza Tagliata 2, in direzione Norcia, consentiva alla ferrovia di staccarsi dalla sede stradale che percorreva in comune.
la stazione di Caprareccia, tra l'omonimo viadotto e la galleria di Forca di Cerro. Stavamo tutti sul loro giro. Poco più avanti, siamo al portale della Galleria di Valico. E il monumentale viadotto di Caprareccia. Lungo 146 metri e alto 20, distribuito su 8 arcate da 15 metri l'una, con la caratteristica forma di S, sovrastante il famoso giretto, altro elicoidale per superare il dislivello. Tra le spettacolari opere d'arte realizzate, è da citare il viadotto Cortaccione, sul fosso omonimo, lungo 120 metri e alto 60, distribuito su 4 arcate da 25 metri l'una.
altro luogo di alto valore panoramico e naturalistico, è costituito dalla discesa di Sant'Anatolia. La tratta che gli esperti partecipanti alla conferenza internazionale ferroviaria all'unanimità la giudicarono un'opera straordinaria sotto il profilo tecnico-ambientale. La spettacolare discesa verso Sant'Anatolia di Narco, all'ingresso della Valnerina, in poco più di 9 km, consentiva alla ferrovia di superare il dislivello di 335 metri, con pendenze tra il 37 e il 45 per mille, sviluppate su tutta una serie di vie doppie gallerie, scavate in gran parte nella roccia viva.
il casello di mezzo e poco dopo il viadotto Tassinare, in posizione panoramica sulla valle. In un ristorante di Spoleto, sono custodite alcune rotaie, appartenute alla ferrovia Spoleto-Norcia. La centrale idroelettrica, nelle vicinanze della galleria Triponzo 1. E la gola sottostante, la località di Triponzo, dove il fiume Corno confluisce nel Nera. La cantoniera fermata di Biselli, nelle vicinanze dell'omonima gola. Nelle immediate vicinanze della stazione di Cascia Serravalle.
e in conclusione la stazione terminale di Norcia.